Valsenales. Una serata da non dimenticare per coloro che hanno deciso di prendere parte ad un progetto che vede una nuova sinergia tra il fascino dell'alta montagna e le suggestioni di una delle località marittime più belle d'Italia. Pietro Vitalini, noto discesista della Nazionale Italiana di Sci e i vertici delle funivie ghiacciai Valsenales, hanno invitato i rappresentanti delle scuole sci, dei comitati e note personalità ad una cena particolare sul più alto hotel d'Europa, l'Hotel Gravand. Mare e monti, la formula iniziale del turismo sugli sci, a torto dimenticata, è stata reinterpretata in Valsenales. Sì, certo, mare e monti era una formula vincente da sempre e adesso puntiamo, mare e ghiacciai se volete, però credo che sia una formula del tutto valida ancora oggi e noi puntiamo molto su questa nuova amicizia che c'è tra la Valsenales, punto forse più a nord dell'Italia, e Forte dei Marmi, e che abbiano portato il cacciucco a 3212 metri è già un record. Una delegazione di Forte dei Marmi ha portato pesce fresco direttamente dalla Toscana in Valsenales. E per la prima volta nella storia della gastronomia, il mitico cacciucco è stato cucinato a 3212 metri di quota. Il menù a base di pesce è stato preparato dalle sapienti mani dello chef di cucina Amelio Fantoni di Viareggio e dal suo team affiancati per l'occasione dallo chef di cucina del Gravand, Marcus Abram. Come aperitivo, nella nuova Welcome Hall della stazione a monte della funivia, sono stati serviti vini altoatesini accompagnati da un perfetto duetto di spec IGP prodotto da Andreas Moser e Lardo di Camaiore. Far conoscere realmente la nostra zona non solo per il mare o meno, ma anche per la cucina, in senso serio. Considerando che questa è una zona dove tutto sommato c'è quest'idea del salutismo o meno, io stasera senza nessun rischiando di essere presuntuoso, la gente ha mangiato quello che noi abbiamo fatto, che non solo è sano ma anche il sapore, perché di solito noi associamo al sano a insapore incolore. Io mi pare, perlomeno se dicono la verità, che ho avuto un grandissimo successo, il mio ego a posto. Marmo bianco da una parte e neve e ghiaccio perenne dall'altra. Questi elementi, solo apparentemente così distanti tra loro, sono in grado di avvicinare la Valsenales e Forte dei Marmi. Io direi che, visto che si trova qui alta montagna, siamo a 3200 metri e c'è anche il mare, vuol dire mare e monti, secondo di me potrebbe essere una combinazione non solo sul piatto, però anche una combinazione su quale tutti e due possono approfittare della situazione turistica. Pietro Vitalini, ora noto imprenditore nel mondo dell'abbigliamento sportivo, ha avviato una collaborazione tra l'unica stazione sciistica in ghiacciaio dell'Alto Adige e Forte dei Marmi, famosa località balneare toscana. L'obiettivo è quello di organizzare un camping invernale per giovani talenti italiani dello sci in Valsenales, insieme ad un camp estivo a Forte dei Marmi. Il turismo di Forte dei Marmi è rivolto alle famiglie. Le famiglie in questo caso possono essere anche gli sci club, che sono clienti vitalini, e nello stesso campo anche per la Valsenales, di nuovo ritornare a creare un parco di allenamento per gli sci club, cosa che è stata un po' tralasciata nelle ultime annate, ma la nuova gestione vuole assolutamente ritornare ad avere un futuro su questi clienti. La collaborazione avviata con la serata oltre i 3200 metri di quota della Valsenales getta interessanti prospettive di sviluppo nel mondo del turismo, sia per la nota vallata altoatesina, sia per la bellissima località della Versilia. È un connubio che lega la neve e la sabbia in una situazione di grande tradizione d'ospitalità che è comune sia per la Valsenales che per la Versilia e Forte dei Marmi in particolare. Abbiamo scritto la storia del turismo, abbiamo trovato qui un'ospitalità calda e straordinaria, perché sappiamo che gli albergatori e gli operatori turistici di questa zona hanno una capacità straordinaria d'accoglienza che noi continuamente imitiamo e in un certo senso invidiamo. A fare gli onori di casa è il sindaco di Senales, Karl Josef Reiner, che ha ribadito l'importanza di iniziative come queste promosse e organizzate grazie alla proficua collaborazione con la società funivie ghiacciai Valsenales S.p.A. A un certo punto poi si scoprono che ci sono anche delle cose in comune
E questa è la cosa interessante, questo viaggio che vorremmo fare insieme agli amici di Forte dei Marmi, e perciò trovo questa specie di gemellaggio veramente una cosa ottimale, e saremmo a Forte dei Marmi in estate. Anche i vertici del Consiglio Comunale di Forte dei Marmi, rappresentati dal presidente Simone Tonini, non hanno voluto mancare all'occasione di essere testimoni di una nuova sinergia tra l'Alto Adige e la Toscana. L'abbinamento di questa sera, una cena che incontra mare e montagna in un rifugio a 3200 metri di quota, con una cena a base di pesce, dove noi portiamo Forte dei Marmi, portiamo i nostri sapori, e quindi in un segno di un avvio di una collaborazione che, se salto, sarà fruttuosa. Al termine della serata, alcuni degli ospiti, guidati dai maestri di sci della Val Senales, sono scesi a valle con gli sci nella suggestiva atmosfera delle piste illuminate in parte dalla luna e in parte dalle luci frontali. Da non dimenticare che un'esperienza del genere è possibile viverla ogni martedì sulle piste della Val Senales.